Sì, certo, bella forza. Con quelle macchine è capace chiunque a correre. Sono delle belle. Non è che sei invidioso? Sono invidioso? Ma di chi? Di quello? Ma non lo vedi che non è capace? È piatto, non ha stile. Ecco, guarda quello che gli sta dietro. Alla prossima curva lo sorpassa, guarda. Regolare all'interno, come i principianti. Non gli entra la marcia, perde aderenza e sbanda. Infatti, è chiaro, si ferma in box. Vediamo un po' che faccia ha il nostro campione. Oh, c'ha la faccia da babbeo questo. Ma cos'hai da dire? Deficiente! Ferma, sei impazzito! Ma chi è sta matta? No. Basta! No, lasciala! Ci penso io... Sta fermo! Bravi, mi fa piacere, vedo che avete già fatto amicizie. Questo è il nostro nuovo pilota, Michel Delacroix. Lei è Maggie, sua figlia. Tra un pugno e l'altro vi siete già presentati? Cominceremo con Rally della Svezia, uno dei più difficili. E mancano soltanto 20 giorni. Se non ve la sentite, siete ancora in tempo a tirarvi indietro. A me sembra una pazzia. Non ce la faremo mai. Io penso di sì. Se ognuno di noi si assume le proprie responsabilità, possiamo farcela. Può farcela Michelle, che ha anni di esperienza alle spalle. Ma i ragazzi non hanno mai fatto una gara da professionisti. Poi sulla neve, con delle macchine che sono dei bolidi. No, no, stai chiedendo loro l'impossibile. Già, avete sentito? Abbiamo finito di giocare. D'ora in poi, fino alla partenza per la Svezia, io vi farò sputare l'anima, giorno e notte. E non voglio cani da salotto tra i piedi, d'accordo? D'accordo. Allora cosa dite? Ci state? Io ci sto. Diego? Puoi contare su di me. Tu, Mario? E me lo chiedi? Mi avete offerto un lavoro. E poi per lei andrei anche in capo al mondo. Bene, proseguiamo. Michel ovviamente sarà il primo pilota. E i ragazzi dovranno obbedirgli in tutto e per tutto. Michel. Sì, Alain. Ci affidiamo alla tua esperienza, quindi se hai qualche consiglio. Te ne do subito uno. Fidati sempre del tuo istinto. Sei il migliore. Sì, ma le macchine sono due. Chi è che guida l'altra? Tu, Bruno. Tu e Lorelei vi alternerete alla guida della seconda. Eddie farà da navigatore a Michel. È meglio che facciamo pace. Allora siamo colleghi, li facciamo fuori tutti. Ipocrita. Cretina. Sta calmo, Bruno. Se non impari a controllarti, è meglio che infili subito quella porta. Non abbiamo ancora sentito il suo parere, Friedrich. Io non posso dare torto a Ryan. È una follia. Ma ho sempre avuto un debole per le follie. E poi mi fido di Alain. E quindi non mi resta che tirare fuori i soldi e augurarvi un buon allenamento al sestriere. Che meraviglia! È uno splendore! Bella! Fate piano, eh! Diego, ma cosa c'è di meglio di una Scott? Bella macchina! Quattro ruote e un motore! Ah, mi sto innamorando! Davvero, ragazzi! Io stavolta ho intenzioni serie! Giuro, me la sposo! Hai visto? C'è un congresso di scemi del villaggio. Chi non cominciare? Sono ragazzi simpatici. Saranno ragazzi, ma simpatici non direi proprio. Bruno, guarda, guarda, guarda che sospensioni, guarda! Ehi, ragazzi, queste sono belve da 300 cavalli. Non sono come quelle che avete guidato finora. Se spingete troppo in partenza, rischiate che vi si stacchi la testa. Io tanto l'ho già persa. Ah, sì? Peccato però che non hai perso la lingua. Beh, allora sarai tu la prima a provarla, eh? No, povero amore mio, in che mani? Scemo. Che emozione. Calma, è leggera sull'acceleratore. Guarda che l'emozione era riferita a te, sai. Dai, dai. Raddrizza. Tu, raddrizza. E ora controsterzo. Va bene, va bene. E non spingerla così.
Puoi stare più calma? Più calma! Ne avrai il tempo per far vedere che sei brava. Adesso tutta a sinistra. E poi riprendila subito, altrimenti perdi il controllo, non te ne accorgi. Allora, com'è andata? Ti sei divertita? Che impressione ti ha fatto? Oh mio Dio, mi gira la testa. Eh beh, con il valzer succede. Che ridete voi? Che avete da sfottere? Ti odio! Ma non sentite questo profumo? Questo è il profumo di grandezza! Ma dai, piantala di fare il buffone, vai, vai da solo. Sì, fagli vedere cosa sai fare. Siccome sei tanto bravo, forza. Certo che glielo faccio vedere, è il mio mestiere. Sempre il solito. Quando ti calmerai. Vieni, andiamo. Bella, vai. Così, vai! Porca miseria! Lo sapevo! Bravo! Complimenti! Ma che cavolo! Sulla neve senza ruote chiodate, ma certo che esco, che volete da me? Che impari? Tu ci sei nata, rompi palle o ci hai studiato da grande? Guarda che io te tiro rompi io, palle, non ti sopporto! Lasciami! Non sta buono! Su, piantatela! Adesso basta, eh? Ma tu devi litigare sempre! Lasciami stare! Con queste vetture per giunta sulla neve è evidente, no? Siete una frana. Vi manca il controllo, non avete sensibilità e io non posso farvi giocare all'autoscontro. Quindi da oggi in poi Michel si occupa della messa a punto delle macchine. E voi intanto cercate di fare amicizia con questa roba bianca che avete sotto i piedi. Dai, Diego, tiriamola fuori. Insomma, ma stai più calma. Fare una curva con gli sci significa sentire la presa, l'aderenza, poter controllare una sbandata. Con questi affari sotto i piedi, io non controllo proprio niente. E allora vuol dire che non controlli neanche la macchina. Solo relay, tocca a te. Sì, vado. Buona fortuna, Bruno. A me buona fortuna? Io non ho bisogno di fortuna, perché io c'ho il fisico. Dai, Eddie, vai anche tu. Coraggio, vienimi dietro, non ti perdere, eh? Attenta agli alberi! Sono quelli verdi! Forza, Bulletto. Fai vedere chi sei. Chi sono? Sono sempre più forte! Un botto. Fermati! Vai! Vai! Oh! Complimenti, campione! Niente male! Ehi, li avete portati i cani da valanga? Zitta, muta, tu una parola non la devi dire. E visto che ridi tanto, sì, che sei tanto brava, piglia quell'affare, vai fino in cima, facci vedere. Adesso si ride. Dai, fatti una discesa. Sta a vedere. Sì, sì, sto a vedere. Sto qua, chi si muove? Thank you.
proprio forte. È lei? È lei. Brava! Allora ti ho fatto ridere? Sì. Eri un po' tutta sbilanciata, ma se ti impegni puoi far meglio. Quella fa troppo la scema per i miei gusti. Lo sai che sono mesi che noi due non ceniamo insieme da soli? Non sapevo che ci tenessi. Una volta ci bastava uno sguardo per capirci. Cosa ci sta succedendo? Tutti cerchiamo di difenderci come meglio possiamo. L'hai fatto anche tu. Andando a letto con Ryan? È questo che vuoi dire? Scusa, ma non mi va di parlarne. Lo vedi, ce ne stiamo qui con la paura di parlare, di tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro. È inutile. Riusciremo solo a farci del male. Ma almeno sapremmo chi siamo. Ti sei mai chiesto per quale ragione l'ho fatto? Potrei essere mille volte meglio o peggio di quello che pensi. Ti sei mai dato la pena di scoprirlo? Pensavo di conoscerti. Non avrei mai potuto immaginare che avresti fatto l'amore con qualcuno che non amavi. Avresti preferito che mi fossi innamorata? Forse. Almeno avrei capito. Così fra noi sarebbe finito tutto. È questo che volevi? È questo? No. Io voglio stare con te, Giorgia. E così avresti imparato a forza di cadere. Hai imparato a cadere. Buonasera. Salve. Buonasera. Ryan, guarda chi c'è. Shh. Non è il caso di disturbare i due colombi. Preferiscono accomodarsi nell'altra sala? Sì, certo, forse è meglio. Prego. Al Polo Nord. No, ormai l'ho domata. Sentirai stasera le braccia. Sì, sì. Oddio, Eddie, ho paura. Rallenta, no? Ma non di questi cosi. Ho paura di deludere Alain. Piuttosto credo. Concentrati su quello che fai e non deluderai nessuno. Smettila di pensare ad Alain. Ti si spezzerà il cuore. Ma andiamolo. Che cretino. Ci sto male a vederti soffrire. Per fortuna, Eddie, ci sei tu. No. È meglio di no. No. Oh! Aiutami, scivolo! Ciao. Salve. Oh, fermi. Bella. Bellissima. Dai. Datemi uno schiaffo alle visioni. Io mi butto. E vai. Ve lo giuro, diventerò il protagonista maschile della sua vita. E a quale protagonista si ispira? Per lo sguardo, Bogart. Lo sa come ha cominciato? Portando le valigie. Visto! Mi ha scelto. Buonasera, signora. Buonasera. Ci dovrebbe essere una prenotazione a mio nome. Prisca. Che diavolo ci fai qui? Sei sempre molto gentile. Proprio il genere di accoglienza che dovevo aspettarmi da mio marito. Perché? Pensavi che ti accogliessi a braccia aperte? Ciao, Ryan. Li conosci?
Sì, lui e gli altri fanno parte del nostro team. Simpatici. Allora, che sei venuta a fare? Ma come? Io mi preoccupo per te? Mi dico, stai un po' con Ryan, che poverino vive soltanto di pane ed automobili. E tu vuoi fregarmi il pane o le automobili? Non essere volgare. Sono venuta perché ho da proporti un affare. I tuoi affari a Londra vanno piuttosto male, o sbaglio? Ah, sì, forse. È per quello che ho deciso di trasferirmi a Roma. E ho già trovato una galleria proprio divina nel centro storico. Che costerebbe quanto? Solamente 80 milioni di buona uscita. E altrettanti per il restauro. E se ti mandassi al diavolo? Oh, non puoi? La conosci la mia religione. Mai mettere soldi buoni su soldi cattivi. Ah, e tu conosci la mia? Non fare mai niente per niente. Cioè? Non ti concederò mai il divorzio. È un ricatto. Oh, con un maestro come te. Non c'è da meravigliarsi se ho imparato. Quanto tempo ci vuole? Tra 2 minuti ho finito, signora. Ah, grazie. Ecco la chiave. Grazie. Le carichi pure in macchina, grazie. Sì, signora. Di qualsiasi cosa mia moglie avesse bisogno, mi raccomando, io sarò di ritorno fra pochi giorni. Va bene. Non preoccuparti per me, caro. Lo sai che tanto io mi arrangio sempre. Quello di cui devi preoccuparti è di non tornare a mani vuote. Lo sai che cosa vorrei stringere fra le mani, amore? No. Il tuo collo. Come sei carino. Ricordati che questa è l'ultima volta che ottieni qualcosa da me. Poi sei pregata di sparire. I bagagli sono in macchina. Dove stai andando, Ryan? Vado a Monte Carlo, da von Walter. Qualche problema? Beh, qualcuno, ma privato. Io sono Prisca, sono la moglie di Ryan. Non sapevo che fossi sposato, Ryan. Ebbene, sì. Questa è Georgia Islenghi, la direttrice del team. Lui è inutile che te lo presenti, è il famosissimo Alain Costa. Piacere. Piacere, come sta? Ah, Ryan mi ha parlato molto, molto male di lei. E quando lui parla male di qualcuno, quello diventa il mio migliore amico. A dir la verità, io ce l'ho messa tutta per diventargli antipatico. E infatti ci sei riuscito splendidamente. Beh, se avete dei problemi, chiamatemi, eh? E tu, Prisca, mi raccomando, cerca di sciare sulle piste esposte a sud. Se c'è un bel sole, c'è speranza che si stacchi una valanga. Ciao. Grazie, sei molto brava a tuffarti. E tu sei molto attraente. Scusa? Dicevo che sei molto attraente. Beh, del resto Ryan ha sempre avuto buon gusto con le donne. Ti ha detto di noi? Ah, almeno in questo è signore. Mi è bastato guardarvi mentre vi salutavate. Mi dispiace, non sapevo che fosse sposato. E di che? Comunque stai tranquilla. Tra noi è finito tutto. Non ti preoccupare per me. Sono anni che vivo separata da Ryan. Un kir, per favore. È un mascalzone. Non te ne eri accorta? Con un giorno di ritardo. Un giorno di troppo. Sei stata fortunata a capirlo così presto. Io ci ho messo 3 anni. Mancava poco che mi rovinassi. Perché non divorzi? Sei matta. Cosa c'è di meglio di un matrimonio aperto? Oh, ma non diglielo, lui è convinto che glielo conceda. A quanto pare ha trovato pane per i suoi denti. Credimi, Giorgia, da Ryan bisogna soltanto difendersi. Sai, Prisca, è stato un vero piacere conoscerti. È come l'alcol, solo a guardarla mi gira la testa, mi fa morire. Adesso mi rilasso un attimo. E poi mi butto con lo scratching.
Allora ti decidi un'ora che dici vado, 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 vai o non vai? Sì, facci vedere il tuo fascino all'opera. Insistete? No, perché se insistete io ci metto poco a fare innamorare la ragazza. Inserisco la quinta, poi sfodero un paio di sguardi. Forza, è il tuo momento, ha finito di ballare. Sì, però a me è finito il coraggio. Dai, vai, coniglietto. Oh, scusi, non mi funzionano i freni. Senta, non è che potrebbe rimanere un po' qui con me a ballare? Perché se lei se ne va io perdo la faccia con i miei amici. Ok, balliamo. Hai visto? Ce l'ha fatta. Lui ce l'ha fatta. Signorina, vuol ballare? Sì. Ciao. Mi è venuta sete. Andiamo a bere, vieni. Per me è un'aranciata, grazie. Ma cosa ti succede? Non parli più. È che non mi viene niente da dirti. Perché? Non lo so. Non mi sembri reale. Mi sembri inventata. Sei come tutte le cose che non ho e che avrei sempre voluto avere. Dai, Eddie, vieni a ballare. Mi sa che stasera è la tua grande occasione. Ballerini, ti muovi proprio bene. E poi hai anche un bel fisico, forte, giovane. È proprio vero. Le storie è meglio averle con i ragazzi della tua stessa età. Eddie, non le dare retta. Non gliene importa niente di te, ti sta soltanto strumentalizzando. Che metti bocca tu, non sarai mica gelosa. Gelosa? E di che? Di una finta come te? E tu non ti vedi allora con quei capelli da puffetta? Ehi, guardate la gente, non sembra pettinata col martello? Calmati, la vuoi smettere di combinare casini, sì o no? Ti cavo gli occhi, disgraziato! Adesso basta, mi avete rotto! Scusami. Ehi, ragazzi, non è successo niente! Mancano solo 10 giorni. 10 giorni che possono essere per voi decisivi. E che cosa fate? Litigate dalla mattina alla sera. Prima Bruno, adesso Lorelai. Avanti, perché non ti ci metti anche tu? Così vi rimando tutti a casa a calci. La verità è che siamo un po' tutti gelosi di Michelle. Ma non è una buona ragione perché Maggie ci aggredisca sempre. Però voi siete in tre e lei è sola qui. Avete mai provato a parlarle, a cercare di fare amicizia? Su, andiamo a ballare, sennò qua ci tocca pure chiedere scusa. Sì, è meglio, andate. Con calma! Con calma. Beh, come sono andato? Le traiettorie erano sporche. Però ho migliorato di 2 secondi. Sì, ma correndo dei rischi inutili. Non è così che si vince. Devi imparare a controllarti, a guidare con meno grinta e più cervello. Hai ragione, capo. È che non potresti darmi il pomeriggio? Mi sento stanco, mi sento... Stanco tu? Dai, non raccontarmi balle. Cosa devi fare? Hai indovinato. Ho
a un appuntamento. Beh, va bene, basta dirlo, no? Eh? Vai, però domani mattina alle 7 precise ti voglio qui, eh? Grazie. Ehi! Come va? Bene. Cosa fai, non sci? Sì. Ferma! Ragazzi, avete visto che fata? Presto! E al tatto com'è? È proprio carino! Giù le mani! Ehi, tu! Ferma, ma cosa fate? Siete pazzi! Ma che fai? Mi meni sul serio? Le 200.000 sì e cazzotti no. Dai, su, fa finta di svanire. E adesso sparite. Chiaro? Sarà meglio. Andiamo a sciare, va? Sì. Guarda che si vedeva lontano un chilometro, che era una cosa combinata. Fai sempre così per conquistare le ragazze. Ok, basta, è colpito. Comunque, per quanto riguarda le ragazzine... No, quelle non mi piacciono perché non hanno classe. No, non è detto. E poi le ragazzine crescono, diventano donne anche loro. L'importante è che tu sia lì al momento giusto. No, io non ho tempo. Io ho bisogno di una donna vera, che abbia stile, proprio come te. Peccato che tu sia la moglie di Ryan. Scusami. E di che? L'hai detto in modo simpatico. E poi, per quanto riguarda me e Ryan... Ma lei che vuole? Sta aspettando. Io ordinerei una birra, e tu? Ah, anche per me, lo stesso, grazie. Va bene, allora andiamo. Sì, altrimenti facciamo tardi. Quella strada fa paura. Arrivederci. Arrivederci. Insomma, vuoi una donna vera? Sì. Però sul menù non c'è. E hai mai fatto l'amore con una donna vera? Come me, per esempio. Guarda, io con te. Fare l'amore anche attaccato al cornicione del 49° piano. Perché io... E chiedo scusa, forse dovreste affrettarvi perché sta calando la nebbia e potreste avere dei problemi per scendere in paese. Grazie, ma non abbiamo nessuna fretta. Potremmo anche dormire qui, ci sarà un letto. Io proprio non lo capisco, tuo figlio. Di solito è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andar via. Sono molto preoccupata, non vorrei che gli fosse successo qualcosa. Ma che vuoi che gli sia successo? Prova a telefonargli. No, lascia perdere. È più di mezz'ora che lo stiamo aspettando. Andiamo, si comincia. Siamo pronti? Sì. Alain, non potremmo aspettare ancora un po'? No, non potremmo aspettare ancora un po'. Michelle, io vengo con te. Va bene. Che gran professionista. Ma perché non se ne resta a casa a giocare con le macchinine? Perché ridi? No, così, niente. Allora, mettiamoci insieme. Ci parlo io con Ryan, capirà. Ti prego, Bruno, non continuare. Ma perché? Io ti amo. È proprio questo il problema. Ma come? Non possiamo accontentarci di aver avuto una bella notte e basta. Mi stai dicendo che è finita qua? Sto dicendo solo che è stata una notte un po' pazza. Ma se continuassimo sarebbe male per te, per me e per tutti. Ma allora perché sei venuta con me? Oh. Per tenerezza. Per curiosità. Per simpatia. E forse anche un po' per gioco. Dai, vestiamoci che è tardi. Che sei impazzito? È un'ora che ti aspetto. Ma come? Non ho mai fatto il padre, vieni a farlo proprio adesso. Sai cosa dovresti fare? Beh. Dovresti pensare a prepararmi la macchina migliore, che è per quello che sei pagato. Hai ragione. Se avessi fatto il padre saresti meno cretino.
scusate. Scusa, capo, non succederà più. Troppo tardi. Come troppo tardi? Non vorrei mica, è la prima volta che sbaglio. Uno sbaglio troppo grosso. Io voglio puntualità, rispetto, disciplina. Hai infranto tutte queste regole in una volta sola. Sì, però anche tu devi capire perché... E impara a tacere. Comunque, fino a quando non ti sarai rimesso in riga, farai da secondo pilota della Croix. Secondo pilota? No, questo non lo puoi fare, quello è il posto di Eddie. Dai, lo sanno tutti che sono il migliore. Non puoi farmi questo. E allora dimostralo. Perché la prossima volta che sbagli, ti mando via. Ah, mi cacci? Ma chi ti credi di essere? Pensi di essere migliore di noi, invece sei tu che hai bisogno di noi, di me, perché solo se io vinco, se non vinciamo, tu torni a essere qualcuno. Hai finito? No, no, non ho finito, perché io mi sono rotto di essere trattato come la mondezza. C'è una novità, sai qual è? Basta, finito, chiuso, fattene da solo le tue corse, se sei capace! Se sei capace! Il nostro aereo parte dopodomani da Torino, alle 10. È la tua ultima opportunità. Sai, mi dispiace molto per Bruno. Mi dispiace davvero che non venga in Svezia con noi. Era la sua grande occasione, ma purtroppo l'ha mancata. E quello che è peggio è che non è solo lui che perde. Perdo anch'io. Forse non avresti dovuto abbandonarlo così, Ale. Ma se è stato lui ad andarsene. E poi quel ragazzino in qualche modo deve imparare a vivere. Non posso proprio darti torto, ma sei sicuro che questa sia la maniera giusta? Alain, l'ho cercato dappertutto ma non sono riuscito a trovarlo. Certo che non sarà più la stessa squadra adesso. Chi è che ci tirerà su il morale? Signor Costa, 10 minuti, va bene? Dobbiamo sbrigarci. Sì, andiamo. Vabbè, coraggio. Certo, Bruno era un bullo, un prepotente e soprattutto anche un gran rompiscato. Però, in fondo mi dispiace. Sì, mi dispiace. Guardatela chi c'è. Ehi! Hai visto? È venuto. Ti prego, Alain, non mi mollare qua. Se non vengo con voi, io che faccio? Dai, monta. Non siamo riusciti a togliercelo dai piedi. Avete fatto bene a farvi una sauna, perché la Svezia chissà quando la rivedrete. Con i tempi che avete fatto in prova non troverete mai degli altri cretini che vi daranno un'altra possibilità. Basta così, Ryan. Andate a rivestirvi, ragazzi. Vi rivoglio qui tra 5 minuti. Ti avevo detto di non interferire. Ma ci hanno messo 9 minuti di più dell'altra macchina. Sai che cosa significano 9 minuti in un rally? Tu sei nato che già sapevi tutto, vero Ryan? Mi viene da chiedere se c'è qualcosa nella tua vita che hai dovuto imparare per la prima volta. Quello che sto imparando adesso.
E meno male che oggi era solo una prova di ricognizione. Ma pensa a quello che ci aspetta domani, in gara. Credi che ce la faranno? Se non lo credessi, non saremmo qui. Come vanno i posti d'assistenza? Sono pronti. C'è soltanto questo DB che va trasferito ad A, dove c'è un punto di rifornimento. Ah, ho dimenticato di dirvi una cosa. La Transiat ha ritirato la sponsorizzazione. E perché? Non si fidano dei nostri cari ragazzi. Come sta bene con questi spaghetti? Ehi, ragazzi! Che c'è? No. Me ne direste di un bel piatto di spaghetti con le olive? Sì! Sì. E sono garantiti, eh? Li faccio io! Bravo! Grazie! Come lo sei? Su! Lascia fare me. Largo, largo. No. Allora, quando arrivano? Dai, ho fame. Eccoli, eccoli. Oh, ce l'hai fame. Guarda che bravo. Sentite che profumo. Dai. E ne dite di un buon bicchiere di vino italiano? Non ho idea, ma uno solo è poco. Ce ne vogliono almeno due. Sì, due. Lo sapevo. Sì, lo sapevo. C'è un altro fiasco. E si prende il vino. Brava. Il primo bicchiere per Diego, il nostro chef. Metti ancora un po', per favore. Buoni, buoni. Certo, senza il vino gli spaghetti come si fa a mangiare? Buone le olive. Alla nostra vittoria di domani. Salute. Alla nostra. Salute. Viva. Salute. Non bere che ti fa male. Ma sei la mia croce. E tu portala che ti fa bene. Già. Ehi. Non forzate i tempi domani. L'importante è un buon piazzamento. Se cercate di strafare, ragazzi, rischiate di rompere prima della fine. D'accordo, Len. Sì, capo. Che ti succede? Non lo so, non mi sento bene. Ti prego, portami in albergo. Cosa c'è, Lorelai? Perché? Che ti senti? Scusate. Scusateci. Ma che è? Su, vieni. Vieni. Possibile. Veniamo subito. Cosa c'è? È successo qualcosa ai ragazzi. Undan. Ma che cosa è successo? Che cos'ha? Intossicazione da cibo. Devono essere trasferiti d'urgenza all'ospedale. Ti prego, Helen, facci uscire. Mi dispiace, Eddie. Il medico dice che dopo una lavanda gastrica ci vogliono almeno 48 ore di riposo. E quindi... La nostra prima corsa da professionisti. È assurdo che non la facciamo per colpa di un po' di mal di stomaco. Se vi lasciassi correre e vi succedesse qualcosa, non me lo perdonerei mai. Dai, coraggio. Devo partire. Devo correre, non posso rimanere. No, Lorelai. Devo andare. Stai giù, calmati. Non posso, Lorelai, ti fa male agitarti. Ti prego, mettiti giù. Cerca di riposare ora. Così. Bravo. Come sta, Lorelai? Non si è ancora ripresa. Bene. Adesso che abbiamo risolto il lato umano, che ne direste di risolvere quello pratico? Beh, c'è poco da risolvere. Correremo con una macchina sola. Ale, ti arrendi al primo ostacolo. Non è da te. Ricordati che la decisione che prenderai stasera inciderà su tutto il nostro futuro. Scusa, ma che vuoi dire? Che c'è una soluzione. Quale? Voi due. Non se ne parla nemmeno.
assurdo, Ryan. Alain ha smesso di correre. Io sono. Beh, che abbia smesso o no, che gli piaccia o no, Alain vale sempre un campionato del mondo. E tu, Giorgia, sei in grado di fare questo ed altro. Questi sono i fatti. Il resto sono chiacchiere. C'è un piccolo particolare. Ormai è troppo tardi per iscrivere un nuovo equipaggio. Ah, questo non è un problema, vero, Giorgia? Ma sì, Ryan ha ragione. Abbiamo iscritto le macchine lasciando in bianco i nominativi degli equipaggi. E perché l'avete fatto? Ti prego, Alain, non è il momento di litigare questo. Avevate previsto tutto, vero? Se davvero abbiamo previsto tutto è perché siamo dei buoni manager. Tu cerca di essere un buon direttore sportivo. Bravi. Bower and Schroer, Cosworth and Salzman, Orly and Bernardi. We are happy to welcome you at International Swedish Rally. Marshal timing, team 52, 30, 12, 7. Mi dispiace per Eddie e Lorelai, però se capitava a me, col cavolo che restavo in ospedale. Non ci pensare adesso, pensa alla corsa. Allora, Bruno, la partenza è fra 2 minuti, tutto a posto? Tutto a posto. Tutto a posto. Bruno. Nessun problema? No, tutto ok. Ah, mi raccomando, al posto di assistenza bisogna capirci con un gesto. Ogni parola in più sono secondi persi. D'accordo. E fai quello che ti si dice senza fare domande, ok? Sì. At the starting line, Delacroix Frietti, number 3, Astrati, Lancia. 3, 2, 1, via! Beh, come va? Così, così. È bene? Forza, Giorgia. Fra qualche minuto tocca a voi. Giorgia, in bocca al lupo. Speriamo bene. Hai visto la faccia di Alain? Costa and Slenghi. Li seguiamo con l'elicottero. Sì. ...150. Sì. Destra 4, sinistra 2 lunga. Eccolo. Dai, Bruno, dobbiamo farcela. È certo che ce la facciamo, siamo i più forti. Anche Michele è bravo, peccato che forse è un po' troppo vecchio. Ah? Sapere che cosa ti prende, potresti almeno spiegarle. Niente, soltanto non mi va di parlare. Soluzione comoda. Guarda, ottimo. Ottima prova, sei in testa. Cambiate i pneumatici, li voglio più stretti. Ale, c'è qualcosa che non va? No, no, tutto bene. Smettila, Ale. Se ti ho fatto qualcosa, gridamelo in faccia, insultami, ma io di qui non mi muovo finché non mi dici che cos'hai. Perché non la fai finita? Diego, fai mettere non più di 50 litri. Ok.
Qua! Allora, com'è andato? Bene, bene. Qualche problema? Su, ragazzi, aprire e smontare. No, tranne la pressione dell'olio che era un po' bassa. Tieni il casco, grazie. Non è che era bassa, la pressione non c'era proprio. E forse in frenata sbandava un po' a destra. Comunque tutto il resto è andato bene. Ci tieni tanto a vincere questa gara? Ci tenevano i ragazzi. Era una grossa opportunità per loro. E secondo te io gliel'ho negata, perché Eddie e Lorelai li ho avvelenati io, vero? Che bravo investigatore saresti, hai capito tutto. E anche se non fossi stata io, tu pensi che sia stato Ryan, che è la stessa cosa, no? Se è questo che pensi, io me ne vado subito. Ma dove vai? Alain, vieni, la macchina è pronta. Ci tenevi tanto a correre. E adesso corri. Su, che partono. In bocca al lupo. Allora, tutto a posto? Accontentatevi di una dedica, devo partire. Eh? Ah. Ma che pigli per tirarti su? No, è per l'ulcera. Certo, questa figlia che c'hai? Ma no, è il mestiere, la tensione. Io una cosa non capisco. Dico, a volontà, un po' ci sa anche fare. Ma cavolo, rompe sé. Ma è colpa mia, sai, l'ho tirata su a latte e benzina praticamente. Sempre in mezzo ai motori, in mezzo al casino, ai meccanici, alle macchine. Tu conosci l'ambiente, no? Ma una madre non ce l'ha. Se n'è andata in America da qualche parte. E non ne hai saputo più niente. Per carità, guarda, le donne di quel tipo prima riesci a liberartene meglio è. Tra due minuti partiamo. Va bene, dai Bruno. Scendi, buttati fuori. No, buttati anche tu. Ho detto fuori. No. Vai. No. Vai. Va tutto bene. Va bene cosa? Io non ce la faccio più, Alain. Io sto qui solo per te. Lo so, ho fatto tanti sbagli, ma come hai potuto pensare che volessi fare del male ai ragazzi? Shh. Basta così. Non parliamo di più, eh? Per ricominciare da capo domani. Non ce la faccio. Sono stanca e confusa. Ho voglia di mollare tutto. Ehi. La Giorgia che conoscevo io non si sarebbe arresa mai. Andiamo.
ancora in vantaggio. Forse possiamo farcela, sai? Sì, possiamo farcela. Terza classificata, la Lancia 4WD dell'Astra Team, condotta da Michel Delacroix e Bruno Proietti. Complimenti. Via, prego. Complimenti. Da questa parte. Grazie. Fermi così, bravi. Grazie. Vai. In commento, tac. Sono molto soddisfatto, in grazie. Tac. Scusami tanto, ma io proprio non ti capisco. Scusa. 205 condotta da Paul Anderson. Bravo. E Ronald Sock. Ma che le gira nella testa? Io me lo immagino cosa sta pensando. Come mai mio padre è arrivato solo terzo? È colpa mia che l'ho spremuto un po' troppo? O di quell'idiota del suo copilota? La colpa è sempre degli idioti. L'ha colpito, Comunque Michel dice che non sei poi tanto male. Poi tanto male? Diciamo pure che sono il più forte. Prima classificata, la Lancia 4WD dell'Astra Team, condotta da Alain Costa e Giorgia Islenghi. Voglio dedicare questa vittoria a due miei allievi che per uno spiacevole contrattempo non hanno potuto partecipare alla gara. Grazie. Mr. Costa? È stata una gara molto difficile. Sono felice del successo, ovviamente, ma non credo che continuerò a correre. Un saluto a tutti, grazie. Ai nostri campioni e al tuo trionfale ritorno. Oh! Alain! Calma, signori, calma. Non è successo niente. È un nostro modo un po' particolare per festeggiare una vittoria. Continuiamo la premiazione. Sì, è vero, un rally. Infatti vale bene due punti. Congratulazioni, Alain. Hai vinto. Abbiamo vinto. No, Ryan, certi mezzi non mi piacciono e non li tollero. Credevo di essere stato chiaro. E io credevo di averle dimostrato che la sola etica di questo sport è il risultato. Sono anni che lei miete successi e io ne faccio le spese, von Walter. Con una mano raccoglie i trofei che le faccio vincere e con l'altra mi accusa. Allora poniamo fine a questo infelice sodalizio. È il momento che le nostre strade si separino. Ha ragione. Sì, sì, ha ragione. Qui non c'è più posto per me. Il vostro è un modo di correre superato, pieno di inutili romanticherie. È vero che sono una carogna, ma senza di me non avete chance, perché sono le mie carognate che vi hanno sempre fatto vincere. Alain, in tutte le gare, in tutti gli sport, si deve anche saper scegliere l'avversario. Io ho scelto il migliore. Però, guardati alle spalle, io sarò sempre lì. Non ti sottovalutare, Ryan. Un giorno potresti anche trovare il coraggio di affrontarmi faccia a faccia. Ci darà del filo da torcere. Giorgia, temo che la mia offerta non le sembrerà molto allettante ora, ma gliela voglio fare lo stesso. Se la sentirebbe di prendere in mano una scuderia di vecchi romantici sorpassati. Ne sarei felice, Friedrich. Allora siamo d'accordo. Da oggi lei ha i pieni poteri amministrativi. Grazie. A lei, Costa, grazie di tutto. Grazie a lei. Alain! Giorgia, siete stati bravissimi. Complimenti. Bravo, Alain. Noi non ce l'avremmo mai fatta. Io invece credo di sì. Che bella cosa, e comunque dai. Quando si vince la vittoria è di tutti. E questa in particolare l'abbiamo voluta tutti. Grazie, Lorelai. Bravo, Bruno. Ehi. Hai visto che meraviglia questa torta? Sì, è proprio bella. Pezzettino. Siete certi dell'affidabilità di questi correttori?
Diciamo che lo siamo abbastanza, signor Costa. E i test? Che risultati hanno dato? Buoni. Siamo molto fiduciosi. Facciamo presto, che ho una gran voglia di andare a dormire. Anch'io. Oh! Allora, collega. No, dico, visto che tempi, stavolta li lasciamo indietro tutti. Ma vedremo, certo che vanno bene. Altro che bene, una meraviglia. Allora, ragazzi, com'è andata? Com'è andata? Eccezionale. Con i correttori è tutta un'altra cosa. E tu, Michel, cosa ne pensi? Ah, bene, questi nuovi correttori d'assetto danno molta più aderenza in curva. È davvero incredibile, Alain, il tempo che si guadagna. Davvero, Alain, straordinario. Ci prendeva 8 decimi a ogni curva. Bisognerebbe montarli subito anche su questa per fare dei controlli. Bene, come sapete adesso io devo rientrare a Torino per riferire sul buon andamento dei collaudi. E vorrei un rapporto dettagliato sulla seconda vettura. Sarà possibile averlo per domani sera? Beh, per domani sera non lo so. Nessun problema, è possibile. Visto? È possibile. Molte grazie. Allora ci sentiamo domani. Arrivederci a tutti. Buonanotte, signor Crescenzi. Buonanotte. Buonanotte. Arrivederci. Ah, signori, naturalmente devo chiedere a tutti ancora per qualche giorno la massima segretezza. Voi capite? Ma certo, è evidente. Non si preoccupi. Di nuovo, eh? Arrivederci. Arrivederci, buonanotte. Dirci. Buonanotte. Come farai a montarlo per domani? Sta tranquilla, attacco subito a lavorare e domani mattina sarà pronto. Ehi, ragazzi, ringraziamo Diego che lavorerà tutta la notte per noi. No, no, grazie, aspettate Diego. Un attimo a ringraziarlo perché dobbiamo ancora mangiare il suo straordinario minestrone. Già, il minestrone del signor pasticcione. Senti chi parla. Buon lavoro, Diego. Vai, grazie, fate. Buonanotte. Ehi. Vi potete mangiare anche tutto il minestrone, ma portatemi il caffè domattina, eh? D'accordo, ma non ti abituare male. Ciao. 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 Come mai quella finestra è aperta? Diego? Cristo! Diego, cos'è successo? Accidenti. Dopo che siete andati via, ieri sera qualcuno mi ha colpito. Oddio, che mal di testa. Manca qualcosa? Hanno rubato i piani dalla cassaforte.
Mancano anche i correttori d'assetto. Ma chi poteva sapere che avevamo... Chi? Una sola persona. Non lo credi anche tu, Alain? E secondo te Ryan e il suo nuovo team giapponese possono arrivare a tanto? Certo. La nostra programmazione non è biennale, qualche volta anche decennale. Stamattina. C'è Ayrton? Ha un appuntamento, signor Costa? No. Ma un momento. Va bene, grazie. A chi li hai venduti? Ai giapponesi? Può andare. Di cosa stai parlando? Dei piani. Avanti, rispondi. Sappiamo che sei stato tu a farli rubare. Attenta a quello che dici, Giorgia. Potresti passare dei guai. I guai li passerai tu. Abbiamo le prove. Ti denuncio. Ti sputtano in tutto l'ambiente. Ma che denunci? Che prove? Siete solo due pazzi, due mitomani. E adesso basta. Fuori di qui. Sì, noi ce ne andiamo. Ma tu vai in galera. Quel tuo scagnozzo, quello che per poco non ha ammazzato Diego, ha lasciato tracce e impronte in tutta l'officina. Se entro 24 ore non restituisci tutto, ti denuncio per tentato omicidio e per furto industriale. Se fossi in te non lo farei. Hai 24 ore. Pensaci bene, Ryan. Ma che prove abbiamo? Nessuna, ma lui non lo sa. Certo che erano proprio perfette. Due siluri. Due fottutissimi siluri. Ti rendi conto? Ci siamo fatti fregare i piani. Ti immagini se la lancia ci toglie le macchine? Siamo nella merda. Mario, svegliati, c'è un incendio.
Adesso mi dici chi ti manda, brutto figlio di puttana. Allora, avanti, parla. Chi ti manda? Chi ti manda? Nessuno. Giuro che non lo so. Quell'altro aveva i contatti e è lui che ha preso gli accordi. E allora? Ryan. È stato lui. Voleva eliminare le prove del furto. Diceva che avevano lasciato un sacco di tracce in giro. Adesso dovrei dire alla polizia tutto quello che hai detto a me. A lei. Oh! Alain, quel bastardo di Ryan deve pagare. Non abbiamo nemmeno una prova contro di lui. Vuoi dire che non farà niente? Che Ryan la farà franca? Temo proprio di sì. Ci serviva la testimonianza di quel disgraziato che è morto. Ma noi non ci fermiamo, correremo lo stesso. E come? Ma allora non avete capito? Non abbiamo più macchine. Vabbè, dai, sono solo un po' bruciacchiate. In qualche modo le ripariamo, no? In 6 giorni? Mi dispiace, ragazzi. Il sogno è finito, è andata male. Si resta a casa. Ma non è giusto. Per mesi ci hai rotto le scatole e vuoi che molliamo tutto proprio adesso? Ha ragione Eddie. Sì, noi tre le macchine le ripariamo. È una follia. Siete tre pazzi. Comunque, se ve ne serve un quarto, io sto qua. Brava, Maggie. È una follia. Non è più uno sport, è un gioco al massacro. Siamo diventati il bersaglio di Ryan. Beh, può trovarsene un altro. Alla mia età non mi metto a fare la guerra. Anch'io la pensavo come lei, Friedrich. Ma i ragazzi si aspettano qualcosa da noi. Non possiamo abbandonarli. Se molliamo, per loro è finita. E non sarebbe meglio così? Non lo vedete come ha degenerato il mondo delle corse? Non c'è più lealtà, né correttezza, niente. Ognuno per sé e contro tutti. E se è già così oggi, come diventerà nei prossimi anni? Io non credo sia un mondo migliore o peggiore di tanti altri. Sono solo cambiate le regole del gioco. E prima i ragazzi le imparano, meglio è. Bene, comunque, se avete bisogno di qualcosa, io sono qui. Grazie. Ma ognuno deve pagarsi le proprie follie. Vieni. Così. Bene. Non ti devi sentire in imbarazzo, Michel. Io ti capisco, tu sei un professionista. E ora, senza il denaro di von Walter, noi non abbiamo molto da offrirti. È giusto che te ne vada per la tua strada. Attenta con quella sposa. Non so. Posso fare qualcosa per aiutarvi? No, grazie. Questa aveva il motore ridotto peggio dell'altra, vero? Maggie, mi dispiace, ma noi dobbiamo partire. Io resto qui. Beh, bisogna vedere se gli altri sono d'accordo. Allora, voi che ne dite? Ma certo che devi restare con noi. Sì, ma sì, resta. Senza di lei come facciamo? Se per tuo padre va bene. Mi mancherà. Però sono contento che finalmente abbia trovato degli amici. Ciao ragazzi, ciao Eddie, ciao Len. Ciao. E tu vedrai, farai grandi cose anche senza di me. Ciao, ciao Diego. Ragazzi, vi vedo un po' surrilassato, ci sono un sacco di cose da fare. Ciao Giorgia. Cosa c'è? Siamo molto addolorati per l'accaduto, ma non c'è possibile mantenere accordi con vostra scuderia. Ci dispiace molto, ma siamo costretti a sospendere impegno sponsorizzazione. Mortificati, ma annulliamo. Spiacenti, addolorati, rammaricati. Devo andare avanti. Ah, bene, che gentili. Questo è proprio quello che ci voleva, eh? Adesso che facciamo? Hai un'idea, eh?
Dobbiamo comprare materiale per più di 200 milioni. Ci ha fatto proprio un bello scherzo, non trovi? Sì. Che succede? Sì, ho capito, ma io ho assolutamente bisogno di quella somma. Ma, non so, fate un'ipoteca. Un'ipoteca su cosa? Un'ipoteca su tutte le mie proprietà. Ma a dir poco ci vorranno 2 mesi. Ma quali 2 mesi? A me servono subito. Cercheremo di venirle incontro, ma sarà difficile. Sì, arrivederci. Ragazzi, ragazzi, là fuori c'è una sorpresa per voi. Che aspettate? Andate a vedere, su. Vieni. Andiamo. E vai! È pieno di tutti i pezzi di ricambio. Cambio. Carichiamo. Sono così felice. Ci sono riuscita. Ehi, Mario, non vieni a vedere di che si tratta? No. È pieno, c'è di tutto là dentro. Ma dove l'hai presa? Sai, ho giocato d'azzardo. Se ci piazziamo nei primi 3, ci danno tutto gratis. Se no, saremo costretti a pagare con gli interessi. Beh, sei stata bravissima. Qualsiasi cosa, pur di vedere la faccia che farà Ryan quando ci presenteremo alla partenza. Non li avevo mai visti, 2 matti più matti di voi. Sembra che i disastri, invece di scoraggiarvi, vi mettano allegria. Deve essere la forza dell'amore. Che ne dici? Riflettici, Diego. Ah, ci penserò. Ehi, ragazzi, forza, sbrigatevi, scaricate. Su! C'è ancora tanto lavoro da fare qui. Beh, come va? Tutto bene? Sì, sì. Ma che sei matto? Mi stavo rilassando. Sì! Senti, perché non ti fai il bagno? Non sai nuotare? No, non mi va. Mi fai dare un morso? Deve essere buono. Ah! Ma sei pazzo! Mica te la sarei presa. Possibile che non si possa mai scherzare con te? Voi non scherzate. Mi prendete in giro. Ma che dici? Dai, noi ti vogliamo bene. Ehi, lo sai che non sei niente male? E allora vogliamo muoverci, la festa è finita, si torna al lavoro. Dai, su, che le macchine devono essere pronte per domani, eh? Sei stanco, non fa come gli altri, va a riposare un po'. No, devo finire qua. Continuo io, è quasi l'alba. Vai a dormire un po', vai, fammi il favore. Vabbè, senti. Io dormo un paio d'ore. Sì. Poi torno e provo tutto. Va bene. Mi devi alzare un po' la pressione del turbo, mezzo giro. D'accordo. Grazie, pa. Ciao. Noi di là a dare l'anima e voi qui a spassarvela. Io e Eddie abbiamo deciso di stare insieme. Sì, questo non ci voleva molto a capirlo. Però adesso basta con i bacetti, perché io vorrei dormire. E un po', Bruno, non sarai geloso? Io geloso? Sì. Ma di chi? Di te? Ma vaffanculo. Spegni la luce. Io a fare il mazzo e loro a cominciare. Ve lo faccio vedere io chi è geloso. In gara vi sventro tutti. Ma
Attento, Bruno, stai spingendo troppo. Oh, senti, di più. Di più, voglio sentire il fuoco sotto il sedere. Devi farmela più potente. Va bene, Bruno. Sta calmo. Ti vedo troppo lungo sulla curva. Rallenta, rallenta. Io questa gara non la perdo per colpa di un branco di ramo lì. Dove vai? Bruno, rientra in pista! Bruno! Vai che sei un dio, distruggi. Allora, che cosa sono queste facce da funerale? È un'operazione lunga, si sa. Andrà bene, ne sono sicura. Anzi, sicurissima. Andrà bene. Loro devono aspettare fuori. E allora, professore? Lesione del midollo, purtroppo. Ma ce la farà? Il ragazzo è forte, speriamo bene. Ma allora cosa vuol dire, scusi? Che forse non ce la farà? Signor Costa, sa cos'è una tetraplegia? No, non lo so, me lo dica. È una paralisi degli arti. Anche se il ragazzo sopravviverà, temo che possa restare paralizzato per tutta la vita. Dio. Perché non ti riposi un po'? Su, vai, ci sto io. Ale, sei tu. Sì, Bruno. Come ti senti? Bene. Non sento niente. Non stancarti. Non mi muovo. Non riesco a muovermi. Ma che mi hanno fatto? Ti hanno un po' strapazzato in sala operatoria. Io devo correre. Devo correre. Eddie e Lorelai sono già là. Sono qui fuori. Ma sono dei pazzi, devono. L'Inghilterra, devono portare le macchine alla partenza. Non possono fare tardi. Aspettavano che tu ti riprendessi. Io non voglio morire. Devo fare ancora un sacco di cose. Tu sei Bruno, il migliore. Forza, non mollare.
Sentite, ragazzi. Bruno sta molto male. È naturale che siamo tutti sconvolti, che il nostro morale sia a pezzi. Ma ha ragione lui. Ci aspetta una prova importante e noi dovremmo essere già lì sul posto ad organizzare la partenza. Come facciamo a correre con Bruno inchiodato a quel letto? E lui? Secondo te cosa avrebbe fatto? Cosa vorrebbe da noi? Alain, diglielo anche tu. Mi dispiace, Giorgia. Non voglio più essere io a spingerli. Devono decidere loro. Da soli. Attention, please. Attention, please. We're all team. There are 5 minutes left to first race. E così qui in Inghilterra dovremo sbrigarcela da soli. Perché? Dov'è Alain? È rimasto con Bruno. Su, andiamo. Ve la sentite lo stesso di correre? Bruno sta correndo una gara più difficile della nostra. E ce la mette tutta. Mettetecela tutta anche voi, mi raccomando. In bocca al lupo. Crepi. È strano. Sembra quasi che non voglia reagire. Senti, li mandi via. Stanno facendo il loro lavoro. E io faccio il mio, non sento niente, è inutile che insistano. Alain, levami la targa, sono da sfascia carrozze. Secondo me stai migliorando. Hai ripreso a dire stronzate. We're giving you now the preliminary results at the end of the fifth run. Okay, good. In first position, Oswald Anderson, 12 seconds ahead of current journey in Mazda. I'd like to remind you that this team has... Niente male. Grazie. La prossima tappa sarà molto più dura, ragazzi. Ma i tempi che avete fatto non sono niente male. Saputo niente di Bruno? Non ha dato segni di reazione. Pensi che ce la farà? Certo che ce la farà. Deve farcela. Io ne sono sicura. Su, andiamo. E anche voi due. Andiamo. Dovete vincere per Bruno. I tuoi ragazzini se la stanno cavando piuttosto bene, a quanto pare. Non ti è bastato il male che ci hai già fatto, Ryan. Cosa vuoi ancora da noi? Mi dispiace per Bruno. Credimi. E sei venuto qui per dirmi questo? No, sono venuto solo a complimentarmi con te. Non so come tu sia riuscita a far partire i ragazzi, ma sei stata in gamba. Sono stanca, Ryan. Vattene. Prima però devo dirti una cosa. Se Bruno ce la farà, la convalescenza sarà lunga e costosa. Aspetta. Che cos'è? Una colletta che la mia scuderia ha fatto per Bruno. A quel ragazzo vogliamo tutti bene. E deve essere aiutato. Adesso a sinistra. Lorelai, Vincenzo, siete forti, ragazzi. Avete guadagnato altre 2 posizioni. Ricevuto, Giorgia, grazie. Forza, Lorelai. Manca poco.
bella gara. Davvero una bella gara, bravo. Ciao. Ciao. E adesso che cosa gli portiamo a Bruno? Sai, ma dai, su, non è andata così male. Dopotutto siete il migliore equipaggio esordiente nella classe professionista. Che consolazione. Forse ci danno anche una coppa, magari anche piccolissima. Basta che ci diano qualcosa. Aspetti, Diego, certe volte sotto sterzo. Bruno, guarda, ci sono i tuoi amici. Ciao, Bruno. Ciao, Bruno. Ciao. Dai, non fate gli idioti. Cosa nascondete là dietro? Tiratela fuori. Bravi, ce l'avete fatta. È soltanto il trofeo per l'equipaggio più giovane, non per i primi. Ma è bella, no? Tu avresti fatto molto meglio. Ma per quello che vale è tua. È chiaro, io faccio sempre tutto meglio. Mai visto una carriera più fulminante della mia? Su, non dire idiozie. Vieni avanti, fammela toccare. Prendimi la mano. Stringi. Ecco, ci manca solo la foto. Andatevene! Dai, dai, via, via, non voglio nessuno! Calmati. Su, non fare così. Vi ho detto di andarvene, non voglio calmati, nessuno! Bruno, ti prego, calma. Chi vi ha detto di venire? Via! Lasciatelo in pace. Dai, uscite. Su, fuori. Andate, via. Non voglio nessuno. Andatevene, chi vi ha chiamato, voglio restare solo io. Via, via. Lasciatemi solo. Voglio stare solo. Ci dispiace molto, lei. Non volevamo che Bruno stesse male. Adesso che Bruno sa quanto siete bravi, dormirà sonni tranquilli. Non essere ingiusto, Alain. È stato Bruno a volerlo. Bruno non sa nemmeno se vuol vivere o morire. E tu pretendi che lui io sia... Io non pretendo niente. Dico solo che non è colpa loro se Bruno è in quelle condizioni. Sì, ma ho l'impressione che vogliate scaricare su di lui i vostri sensi di colpa. A me sembra che l'unico fra di noi a sentirsi colpevole sia tu. E sbaglia, Alain. Smettetela di darvi da fare. È primo fra tutti il tuo amico. Di chi stai parlando? Di Ryan Areton. Guarda che pubblicità si è fatto quella carogna. Non è così che rimetteremo in piedi Bruno. Leggi. Quel ragazzo è per me come un figlio. Ryan Areton, il suo ex manager, assicura che farà di tutto per farlo guarire. Sarò onesto, ci sono poche speranze che il ragazzo riacquisti le funzioni motorie, diciamo il 10% delle probabilità. Ma ha soltanto 40 giorni per farcela. Dopodiché subentrerà un'atrofia irreversibile. E purtroppo non ci sarà più niente da fare. Ripeta. Scusi? Gli ripeta quanti giorni ha. Ha 40 giorni. Hai sentito? Saranno i 40 giorni più brutti della tua vita. Io non ti mollerò. Se serve ti farò anche sputare sangue, ma voglio rivederti camminare. Lasciami in pace, Ale. E datti pace anche tu. Questa gara non la vinci. Ecco fatto. Auguri, eh? Grazie. Che c'è? Qualcosa non va? Mi fai sentire come un bambino che va all'asilo. Ok, andiamo all'asilo. Il tuo orgoglio si ribella, vero?
Ragazzo mio, forse un giorno ringrazierai questo incidente perché avrai imparato a guardare dentro di te con più umiltà e a capire tante cose. Ale, basta. Non faccio altro che bere. Coraggio, Bruno. Lo sappiamo che non è facile. Dai, forza, che ce la fai? Sì. Dai. Non ce la faccio. Dai, su, adesso devi farcela da solo. Dai. Niente, niente. Immagina di essere al volante di una delle nostre belve, prova. Spingi sull'acceleratore. Niente. Lo vedi, sono inchiodato. Basta. Ehi, culo di piombo, me la dai la rivincita a biliardo? Sicuro, concesso, andiamo. Stavolta ti straccio. Sentito? Sentito cosa siamo, culi di piombo. Tanti bei culi di piombo messi in fila. E se siamo fortunati, fortunati, riusciamo a tenere una stecca in mano. Sai qual è la verità? Sei solo uno sbruffone. Volevi vincere coppe, campionati, diventare il numero uno. Ma tu non hai neanche la più pallida idea di quello che sia un uomo. Un uomo? Ma dico Cristo, Len, mi vedi? Non posso fare niente di quello che vorrei. Sono solo un troncone. Posso strisciare. E allora striscia per la miseria, ma facci vedere che hai le palle. E smettila di piangerti addosso. Ecco, vattene. Vattene via, lasciami in pace. Eppure tu, cavolo, lasciami in pace, lasciami in pace. Lasciatemi in pace. Giorgia, sono Alain. Ciao, Alain. Ciao. È troppo chiederti un saluto un po' più affettuoso dopo un mese che non ci vediamo. Sono preoccupato per Bruno. Non mi avevi detto che sta migliorando? Ah, certo, riesce a muovere le dita delle mani. Se continua così, riuscirà a muovere anche quelle dei piedi. Bel risultato, eh? Ma che cosa pretendi? Un miracolo tutto in un giorno? Ci vorrà tempo perché si riprenda. No. Perché se non ce la fa nei prossimi 20 giorni, non ce la farà più. E la colpa è nostra. Solo von Walter ha avuto un po' di buon senso. Ma noi eravamo troppo orgogliosi per arrenderci. E così abbiamo puntato tutto sui ragazzi. Un momento, Alain. Non facciamoci travolgere dai sensi di colpa. Lo so e lo capisco bene quello che provi. In questo momento per te Bruno è la cosa più importante. Ma non ti è mai sfiorato l'idea che potessi avere anch'io dei problemi? Francamente in questo momento per i tuoi problemi non ho tempo. Perché dici che non hai tempo? Non è per questo, lo sai. Di piuttosto che non te ne frega niente. Saresti onesto almeno. Ok, non me ne frega niente. Va bene così? E allora vatti a sfogare da qualche altra parte. Fuori di qui! Hai ragione. Non abbiamo più molte cose da dirci. Sai qual è il tuo problema, Len? Tu credi che tutto giri intorno a te. Pensi che tutto ti sia permesso o dovuto solo perché ti stai occupando di un povero ragazzo paraplegico. Il resto dell'umanità può andare tranquillamente al diavolo. Brava. E allora voglio dirti una cosa anch'io. Sei la donna più egoista che abbia mai conosciuto. Ci ho messo troppo tempo per accorgermene. È colpa mia. Sparisci, Alain. Vattene, non ti voglio vedere mai più! Che ti succede, Lorelai? Cosa fai? Che ti prende? Niente. Non ci capisco più niente. So soltanto che ho un gran casino in testa.
Porca miseria. In fondo l'unica cosa che voglio è essere felice. Penso che sto qui con te e sto benissimo. Ma poi penso a Bruno, inchiodato a quel letto. Mi viene da piangere, mi va di volta il cervello. Ma chi può venire in mente che un ragazzo forte come lui non ce la debba fare? È vero, è assurdo ed è ingiusto. Ma noi due che cosa possiamo fare per lui? Farlo incavolare, farlo reagire, sbraitare. Mandarlo in bestia come facevamo sempre, ma adesso di più, ancora di più. Aiuto! Stai buono. Sì, la spengo io, ecco. Dai, non fare così. Su, calmati, calmati. Stai calmo, su. Voglio salire le scale, voglio uscire. Bruno, tutto tornerà ad essere come prima, ma non devi fare così, stai calmo. Rilassati, su. Perché mi fate salire con la macchina? Dove stai? Dove stai? Non è colpa mia, non è colpa di nessuno se tu sei nato per essere un pilota. E per questo devi lottare, ok? Eh? Alan, per favore, me la tagli? Te la taglio da solo. Ciao Bruno, come stai? Ciao Prisca. Che sei venuta a fare? Avevo voglia di vederti. Ti fa piacere vedermi così? Non fare lo sciocco. Tra pochissimo starei bene. Anzi, voglio prenotarmi per la tua prima uscita. Ok, è andata. Scegliamo tutte le strade in discesa, così non devi spingermi. O se no mi attacchi dietro alla macchina. Roulotte umana al seguito. Smettila. Non mi vengono più bene nemmeno le battute. E allora lascia perdere, perché così ti fai solo del male. Lo sai che sto aprendo la mia nuova galleria a Roma? Sono contento. Ti serve una scultura semimobile? No, mi serve che mi vieni a trovare al più presto. Sei arrivata da un minuto e già mi gira la testa. Tu mi fai l'effetto di una sbronza. E allora sbrigati a guarire, così dopo la sbronza ce la prendiamo insieme. E a me non mi invitate? Scusatemi, come al solito rompo, vero? No, non ti preoccupare, io me ne stavo andando. Posso tornare a trovarti? Io non mi muovo. Ciao. 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 Accidenti, sei bella. Sì. Mi porti a vederla? Questi fiori sono per te. Ah, grazie. Mi sa tanto che le piaci. Non sai quanto lei piace a me? E meno male che oggi mi sono vestita da donna. Perché? Hai un appuntamento con qualcuno? Pensavo di averlo con te. Certo che come paraplegico vado forte. Il secondo appuntamento nel giro di un quarto d'ora. Bruno, non scherzare. Giorgia, sei venuta a trovare no, Bruno? No, ti stavo aspettando. O meglio, cercavo qualcuno che mi potesse dare sue notizie. Come sta? Cerca sempre di farti ridere, ma mi sembra molto giù. È lì, perché non vai a salutarlo? Non ne ho più il coraggio. O forse hai paura che ti parli di Alain. Ma perché non provate ancora? E a che cosa servirebbe?
Ormai la nostra storia è proprio come Bruno. Non tornerà più come era prima. Comunque, grazie, Prisca. Sei un'amica. Certo che la nostra è una strana amicizia, nata sul fallimento di due storie. Però io, a differenza di te, non riesco a venirne fuori in nessun modo. Anche della mia professione non è rimasto più niente. Su, dai, non devi prendertela così. Andiamo a bere qualcosa, ti va? Perché no? È da ieri che non faccio altro. Ciao, Mario. Siediti. Perché non sei venuto più a trovare Bruno? Bevi. No. Ha bisogno di te. Di un fallito. Non essere patetico, Allen. Non è da te. Sei sempre suo padre. Certo che le ho avute tutte le disgrazie quel povero figliolo. Sai cosa gli ho dato io? Niente. In compenso ho riversato su di lui tutti i miei sogni. E adesso non abbiamo più niente da dirci. Lui non può restituirmi i miei sogni e io non posso restituirgli le gambe. Non è bevendo che lo aiuterai. Lui ha bisogno di tutti noi. Non ce la faccio, Ale. Non ce la faccio. Allora dovrei arrendermi anch'io. Sai, quei ragazzi ormai sono una parte di me stesso. Con loro mi sento utile. Senza di loro sono soltanto un ex pilota. Ed essere un ex è come non essere niente. Ma tu non sei l'ex padre di Bruno. Tuo figlio deve tornare ad essere quello di prima. Hai capito? Adesso fai tu, fai quello che vuoi. Desidera? Mi scusi, Allen Costa è in casa? No. Beh, vorrà dire che l'aspetterò qui. Non credo che verrà. Sono settimane che non viene. E dov'è? All'ospedale. Ma scusi, lei chi è? Non credo che il mio nome le direbbe niente. Comunque posso dare un'occhiata alla casa? Oh no, non può entrare. Ma lei chi la conosce? Mi scusi, ha ragione. Ma guarda, un po' che matta. Allen! Che c'è? Devo chiederti una cosa. Sei stato tu a venirmi a cercare, ti ricordi? E qui mi hai fatto vedere chi eri.
Quindi se ti vuoi ammazzare, beh, per me va bene e ti aiuto anche. Ma fallo da pilota. Io vengo con te. Ce la fai, ce la fai. Senti, acceleratore. Frizione. Acceleratore. Frizione. E adesso prendimi. Allegnato ti prendo. Su, su. Dai, sei al traguardo. Ale. Lasciatemi. Cammino, cammino. Da solo. Da solo. Hai ancora bisogno d'aiuto, altrimenti lo vedi che cosa ti succede. Chissà quante volte cadrà ancora. Ma deve fare da solo. Bravo. Solo in questo modo può sperare di guarire. Accidenti, perché non provi tu a metterti al suo posto? Non ti sembra di parlare un po' troppo? Ci fai sempre la predica. Ah, parlo troppo? Sì. Forse hai ragione. No, Ale, dove vai? Adesso fate da soli. Quando torni? Non lo so. Ale, signor Costa, vorrei parlarle. Mi scusi, ma ho molta fretta.